Bologna, un programma articolato, il suo, che soprattutto è per una divisione di questa città in distretti amministrativamente. Sì. Ecco, vogliamo chiarire un po' meglio il concetto di distretto? Ma è un'esperienza che esiste in tutte le parti del mondo. Mi riferisco agli arrondissement di Parigi, come ai distretti londinesi, come alle circoscrizioni che ci possono essere in quasi tutte le città d'Italia. Bisogna abolire assolutamente la parola frazione o frattura, perché frazione significa frattura. Cioè tu anziché unire, dici siamo fratturati già in partenza. Quartiere significa un quarto di che? Non si capisce. Per cui c'è questa nomenclatura che non è fine a se stesso per darsi un tono, serve essenzialmente per dire che una città è composta da tanti e tanti distretti e non da tante e tante piccole fratture di femore. Tre cose che faresti come sindaco nei primi mesi di candidatura? Da eletto. Avviare subito l'inizio del completamento della seconda fossa, la seconda buca alla discarica, e mandare in appalto subito il sistema idrico a Trapani, per cui su un progetto di 30 milioni ce ne sono già 18 che sono depositati, e tentare di recuperare quello che si corre il rischio di perdere, 11 milioni per il frangifrutto del lungomare d'Antarieri. A chi guardi per questo percorso? No, non sono 5 anni, io le cose le dico e le devo fare, cioè, anzi magari il giorno prima. Io tutte le cose che diremo e confermeremo nel progetto elettorale hanno delle scadenze che sono 12, 18, 24 mesi. Dopodiché si dà spazio a quelle che sono le condizioni per la futura generazione, e quindi il rodaggio, responsabilizzare, e quindi fra 4 anni e mezzo, 5 anni si va a voto con 4-5 candidati di appartenenze diverse, non mi interessa, ma purché abbiano under 40. Non possiamo continuare a combattere con delle proposte che la più giovane fino all'ultimo campagna elettorale aveva 60 anni.